Ciao YouTube, lunedì 23 novembre 2009. Abbiamo Stefano, il nostro collaudatore ufficiale. Che tira troppo, l'ha già spento. E Bruno, un nuovo addetto della caldaia legna. Abbiamo qui una potente Attack. Bruno, saluta Vittoria. Ciao Vittoria. Questo video è dedicato a Vittorio M, amante delle caldaie a legna. Ciao Vittorio. E anche Paolo. Passarlo. La fase di accensione. C'è l'apertura del bypass fumi, catapina magica. Beh, questo volendo lo possiamo già appoggiare sopra. Così. È come avere uno che soffre sempre. L'impianto è composto da caldaia legna a fiamma rovesciata da 25 kW, due accumulatori termici inerziali da 1000 litri, sui quali è convogliato un termocamino da 10 kW di potenza resa. L'impianto è a circuito aperto. Valvola miscelatrice per impianto di riscaldamento, pompa impianto, termometro di controllo della temperatura di mandata. Il gas di scarico si raffredda e si spegne la ventola perché non gira inutilmente. Questo invece va lasciato più o meno così, sempre. Quando la temperatura dell'acqua supera un certo livello, lui ferma la ventola. Quindi, quanto è ferma lì adesso? Posizionato per così al minimo è circa 85. Temperatura di partenza del puffer superiore 42 gradi, intermedi 40. 30 e inferiore 22. Questo a voce ferme. Un attimo. Adesso possiamo cominciare a mettere la legna. A voce ferme il puffer stratifica di 20 gradi, nonostante l'ultima accensione del termocamino sia stata di questa mattina circa 10 ore fa. Andiamo a vedere la temperatura fumi esterni in canna fumaria. Canna fumaria esterna a doppia parete, acciaio interno, esterno rame. Non si vede perché bui, ma ve lo dico io, temperatura ambiente 10 gradi. Canna fumaria con elemento di termometro fumi, elemento controllo e prelievo fumi, sportello per pulizia, tappo scarico condensa. Torniamo all'interno per vedere la fase di accensione. Vedete che fumo non esce. Non ci abbandonate, guardate il secondo tempo.